Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi un unboxing un po' particolare, o meglio un po' particolare per la location, perché comunque di solito gli unboxing li faccio in studio, invece oggi un unboxing all'aria aperta in una location in cui di solito porto a volare i miei droni FPV. Siamo in mezzo alla natura, è una zona bella qua della Brianza, e tutto questo per fare l'unboxing e la recensione di lui, il Wing Suite S versione HD di Home FPV. Un piccolo cinewhoop da 2,5 pollici, perché come sapete adesso c'è molto la tendenza delle case produttrici di produrre questi piccoli droni da 2,5 pollici. Perché? Perché adesso si ha la possibilità di utilizzare questi piccoli droni per fare riprese video di altissima qualità, perché con l'arrivo sul mercato della GoPro Naked e adesso dell'ultima arrivata, la Insta360 SMO 4K di Beta FPV, queste piccole telecamere che pesano circa 30 grammi, quindi un peso veramente irrilevante, montate su un drone di questo tipo che le alza tranquillamente, si ha comunque una qualità video altissima. Quindi adesso questi piccoli cinewhoop sono diventati davvero la tendenza, appunto per questo motivo, perché si ha dei droni piccoli, maneggevoli, che ci permettono di fare cose che droni più importanti non ci fanno fare, passare attraverso spazi molto ridotti, volare in sicurezza perché sono droni totalmente protetti, e se si montano batterie di piccole dimensioni si sta sotto i 250 grammi, quindi diventano dei droni, se vogliamo, inoffensivi, perché si sta sotto appunto ai 250 grammi, quindi con tutti i vantaggi dei droni da 250 grammi. Allora, Home FPV è sicuramente un marchio nuovo, un marchio giovane, che ha però sicuramente tante cose interessanti. Il leader incontrastato sicuramente in questo campo, cioè in questi piccoli droni, nei cinewhoop, è Beta FPV, ma questo marchio secondo me ha un qualcosina in più. Adesso andremo a vederlo da vicino e poi vi spiego in che cosa secondo me è meglio questo piccolo drone dal punto di vista tecnico e strutturale. Allora, di solito gli unboxing li faccio live, cioè il prodotto lo apro proprio quando faccio il video, appunto per trasmettervi le emozioni e diciamo le mie reazioni reali a quello che vedo in quel momento. In questo caso l'ho già aperto perché volevo montargli la ricevente e diciamo andare a fare tutte le configurazioni necessarie per portarlo in volo, perché oggi appunto lo proverò per la prima volta in volo, perché subito dopo questo unboxing farò appunto il volo che vedrete in seguito a quello che è l'unboxing che stiamo facendo in questo momento. Quindi ragazzi, andiamo a vedere da vicino com'è questo piccolo drone di Home FPV. Allora ragazzi, il drone vi arriva confezionato in un modo abbastanza particolare, infatti andiamo a vederlo. Eccolo qua, vi arriva all'interno di un sacchetto in microfibra, quindi una cosa davvero particolare, è unico sicuramente nel suo genere, questo sacchettino super morbido che contiene il Wing Suite S. Lo accantoniamo qua un attimo, andiamo a vedere all'interno della confezione cosa c'è. Allora, nella confezione troviamo la scheda tecnica, che è quella che ci permette di andare a capire dove saldare la ricevente, dove saldare il GPS nel caso volessimo, e di andare a vedere appunto tutto lo schema tecnico di quello che è l'FC di questo drone. Quindi una cosa sicuramente utilissima. Poi abbiamo i supporti per la GoPro Naked e per la Insta Go. Io ho stampato, poi lo vedremo tra poco, quello per la SMO 4K che all'interno della confezione non c'è. Poi abbiamo due laccetti per le batterie, che in questo caso ce n'è uno solo perché uno l'ho già montato sul drone, e qua abbiamo il cavetto, quello per collegare la CAD Vista all'FC del nostro drone. In questo caso il cavetto lo troviamo qua dentro nella confezione, perché quello che hanno usato loro è un altro cavetto, quindi ce lo mettono in confezione quello che non hanno utilizzato. Poi andiamo avanti e abbiamo degli adesivi Home FPV e le eliche di ricambio. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione, ma adesso andiamo a vedere da vicino com'è questo Wing Suite S. Allora andiamo a sfilarlo dal sacchettino in microfibra ed eccolo qua. Allora ragazzi, il drone secondo me è fatto davvero davvero bene. La prima cosa che per chi è abituato ad acquistare, ad avere questi piccoli droni, soprattutto quelli Beta FPV, la prima cosa che salta all'occhio rispetto appunto a quel marchio, che Home FPV ha diciamo una precisione costruttiva e una qualità e un'attenzione ai particolari e alle saldature che Beta FPV purtroppo non ha, perché i droni Beta FPV volano benissimo ma hanno un sacco di problemi a livello di qualità di assemblaggio. Le saldature sono molto precarie, le viti tante volte non sono manco avvitate, cioè è tutto davvero molto precario, mentre qua abbiamo un drone che dal punto di vista qualitativo è nettamente superiore. Poi magari vola peggio, non lo so, lo devo provare,
però dal punto di vista appunto delle attenzioni delle costruttive è tutta un'altra cosa. Allora, questo è il supporto per la SMO 4K che ho stampato io, perché come vi ho detto all'interno della confezione per la SMO 4K non c'è. Poi ho stampato la protezione per la videocamera, perché qua questa essendo la versione digitale monta il CAD Vista. L'antenna è un'antenna di proprietà, infatti è marchiata Home FPV. E una cosa che mi è piaciuta subito tanto di questo drone, a parte l'estetica secondo me molto bella e molto ben curata, è la CAD Vista, cioè tutto il modulo digitale che vedete è inserito in maniera rialzata, quindi non è incassato dentro, e questo gli permette quando il drone vola di essere raffreddata in maniera ideale, perché comunque questo CAD Vista, soprattutto se impostiamo 700 mW, scalda davvero tanto, e avere la possibilità di raffreddarlo in questo modo secondo me è una cosa davvero intelligente. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta davvero tanto è questa. Qua sotto abbiamo questa base d'appoggio per quando lo appoggiamo, che poi è una specie di tappo dove se lo andiamo a togliere è solo sua pressione nelle quattro viti che tengono il flight control e l'ESC, e qua sotto possiamo mettere la ricevente. Infatti vedete che io ho montato la mia ricevente FR Sky, qua guardate le saldature, ecco, diciamo che i punti di saldatura sono veramente microscopici quando lo dovete saldare, perché comunque questo drone non c'è la possibilità di acquistarlo con la ricevente, quindi dovete acquistarlo per forza senza la ricevente. Potete scegliere se volete la versione digitale o analogica, ma comunque senza ricevente, quindi la ricevente dovete saldarvela voi, e vi assicuro che questi punti dove va saldata la ricevente sono veramente veramente piccoli. Da questa parte invece ho saldato i due fili, vedete, rosso e nero, per il cavetto della SMO 4K, perché la SMO 4K, a differenza della GoPro Naked, è alimentabile in qualsiasi modo, nel senso che si può alimentare 2S, 3S, 4S fino a 6S, quindi basta saldare un cavetto rosso e nero che ci viene dato in dotazione con la camera in qualsiasi punto di alimentazione del nostro flight control, che lei si alimenta tranquillamente, mentre la GoPro Naked ha bisogno di un back che stabilizzi la corrente. Questo è un vantaggio non da poco per questa piccola telecamera, avere la possibilità di alimentarla in qualsiasi modo. Il drone, se si montano delle batterie 4S da 650 mAh, sta sotto al peso di 250 grammi, mentre se si montano delle batterie sempre 4S ma da 850 mAh, si va oltre i 250 grammi, si arriva a circa 290 grammi. Quindi ragazzi, il drone dal punto di vista costruttivo del telaio è davvero interessante. Il telaio mi piace tanto per come è stato appunto progettato, è davvero davvero bello e ben fatto. Un'altra cosa che mi piace davvero tanto sono i motori, sono dei 1404 e sono marchiati Home FPV, quindi di proprietà anche i motori. Quindi ragazzi, cosa dire, a primo impatto è un drone davvero davvero spettacolare. Adesso però bisogna provare se vola anche in maniera spettacolare, perché bello è bello, costruito e costruito bene, bisogna vedere come vola. Vi arriva già preconfigurato con Betaflight, tutto preconfigurato, dovete andare a configurare solo la parte ovviamente della ricevente una volta che l'avete installata, e lui è pronto al volo. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo, perché davvero sono curioso di vedere come vola questo piccolo drone. Lo faremo qua, passeremo attraverso le piante, qua c'è anche un piccolo boschetto, quindi proveremo ad utilizzare per quello appunto che nasce questo piccolo drone. Non è un drone freestyle, non serve per fare acrobazie, ma serve per fare video con una GoPro Naked o una Insta SMO 4K di Beta FPV, per fare appunto riprese video davvero uniche e particolari, che nessun altro drone ci permette di fare in situazioni davvero uniche. E alla fine delle riprese video fatte da lui che state per vedere, tirerò le conclusioni su come è questo drone, su come vola e su come mi sono trovato a primo impatto e a primo utilizzo di questo Wingsuit S di Home FPV. Decolliamo! Here I am.
ragazzi, è uno spettacolo, bello, 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 vola benissimo, lo si pilota lento, veloce. Questa è una location ovviamente abbastanza particolare perché tanti alberi, tanti rami secchi, una location del genere in questo periodo in cui non ci sono le foglie la si può utilizzare solo con il modulo digitale perché i rami si vedono, anche se non tutti, però la maggior parte si vedono. Con l'analogico sarebbe quasi impossibile vedere tutti questi rametti che arrivano su sia dall'erba, ci sono un sacco di rami secchi che salgono dall'erba, i rami delle piante, veramente solo col digitale si può venire in una location del genere in questo periodo. Poi quando ci sono le foglie, allora anche l'analogico si vedono i rami, ma così veramente è davvero complicato vederli tutti. Però questo piccolo drone, avete visto come si destreggia bene attraverso questi rami, questi alberi, però è un drone che si può utilizzare anche in campo aperto, perché comunque questi motori spingono tanto, quando si dà gas, ragazzi, viene su che è uno spettacolo. Quindi tutto questo gli permette di essere utilizzato anche in campo aperto, salire di quota. Secondo me un drone davvero bello, bello, bello. Con una SMO 4K che secondo me ha una qualità davvero ottima, il risultato è senz'altro spettacolare. Era la prima volta che lo utilizzavo, come vi ho detto a inizio video, e mi sono trovato subito benissimo. Anche la durata delle batterie non è male, perlomeno un utilizzo di questo genere, quindi un utilizzo lento per riprese cinematografiche lente, con le 850 mAh come quelle che ho montato io in questo momento, ho volato tranquillamente fino a 6 minuti, anche di più. Ovviamente in campo aperto il minutaggio scende, e se vogliamo montare delle batterie più piccole per avere un peso inferiore e stare sotto i 250 grammi, anche lì sicuramente la resa a livello di durata di minuti cala. Però sappiate che con 850 mAh, location di questo tipo, andate oltre ai 6 minuti, e in più se calcolate che alimenta anche la SMO 4K, tanta tanta roba. Quindi direi che il consumo è davvero ottimo per questo Home FPV Wingsuit S. Quindi ragazzi, se questo video in cui ho portato sul canale l'unboxing e la mia recensione e le mie considerazioni di questo Home FPV Wingsuit S versione digitale vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, infatti lì era anche già arrivato un po' di spoiler riguardanti questo drone, e ne arrivano tanti altri, arrivano tante stampe 3D, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!